Alla vigilia avevamo indicato 10 motivi per seguire con interesse la stagione NBA 2023-24. Ora che i giochi sono conclusi, vediamo se le attese sono state mantenute oppure no. Questa è la NBA Season Review 2023-24. 1. Dame and the Freak. Poche settimane prima del via, i Milwaukee Bucks hanno messo a segno un clamoroso colpo di mercato, prendendo Damian Lillard dai Portland Trail Blazers. Per chiudere l'operazione hanno dovuto sacrificare Jrue Holiday, che dopo un ulteriore scambio è finito ai rivali Boston Celtics, ma affiancando Lillard a Giannis Antetokounmpo, la dirigenza ha ampliato notevolmente gli orizzonti di un gruppo che sembrava giunto a fine corsa. La prima stagione di Dame nel Wisconsin, però, non ha avuto il successo sperato. Sebbene partissero tra i favoriti assoluti per il titolo, i Bucks non sono mai riusciti a trovare continuità, alternando qualche vittoria convincente a troppi passaggi a vuoto. Un'instabilità a cui hanno certamente contribuito gli stravolgimenti in panchina. Prima le misteriose dimissioni di Terry Stotts, arrivato come assistente in estate, poi l'esonero dell'esordiente Adrian Griffin e l'arrivo in corsa dell'esperto Doc Rivers. A spazzare via ogni dubbio sulle ambizioni della squadra sono arrivati gli infortuni, quello di Giannis sul finire della regular season e quello di Dame durante la serie del primo turno contro Indiana, persa in gara 6. Parlare di fallimento non è sbagliato, come suggeriva invece The Greek Freak un anno fa, ma è quantomeno prematuro. La nuova era a Milwaukee è appena cominciata. 2. Il trono vacante. Da quando gli infortuni di Kevin Durant e Klay Thompson hanno chiuso forzatamente la dinastia Warriors nel 2019, la NBA non ha più un padrone. Negli anni seguenti su quel trono si sono seduti in tanti, ma nessuno finora è riuscito a stabilire un'egemonia paragonabile a quella esercitata dai californiani nella seconda metà del decennio scorso, o in precedenza dei vari Heat, Lakers e Bulls. I Toronto Raptors, che nel 2019 hanno strappato la corona a Golden State, hanno perso subito Kawhi Leonard e nel giro di 4 stagioni hanno salutato uno dopo l'altro i protagonisti di quel memorabile trionfo, preparandosi all'inevitabile rifondazione. Nel 2020 lo scettro è passato nelle mani più nobili, quelle di LeBron James e dei suoi Los Angeles Lakers. Alcune discutibili scelte di mercato e alcuni infortuni eccellenti hanno impedito ai giallo-viola di mantenersi ai vertici. La dirigenza è riuscita lo stesso a costruire attorno a James e Anthony Davis una squadra competitiva, ma che nelle ultime 2 stagioni non ha retto il confronto con i più attrezzati Denver Nuggets. I molteplici infortuni hanno frenato i Milwaukee Bucks, campioni nel 2021, mentre l'improvviso colpo di coda degli Warriors si è rivelato il canto del cigno per un gruppo che nel 2024 sembra giunto definitivamente al capolinea. La schiacciante vittoria dei Nuggets, 12 mesi fa, sembrava preambolo per una nuova dinastia. Invece Nikola Jokic e compagni hanno dovuto abdicare subito, sopraffatti al secondo turno playoff dai famelici Timberwolves. Il Larry O'Brien Trophy finisce quindi nella bacheca della sesta franchigia diversa in altrettante stagioni, come non accadeva dal 1980. Il concetto di equilibrio competitivo, che Adam Silver predica come un mantra dall'inizio del suo mandato, non è mai sembrato così concreto. 3. Gli eterni inseguitori. Questo inedito bilanciamento di potere ha concesso a diversi protagonisti l'opportunità di stringere tra le braccia il Larry O'Brien Trophy. Molti altri invece inseguono da anni il traguardo più importante, ma per un motivo o per un altro hanno dovuto abbandonare di volta in volta la caccia. I Miami Heat sono arrivati a un soffio dalla preda sia nel 2020 sia nel 2023, ma in entrambi i casi si sono dovuti arrendere a un avversario nettamente più attrezzato. Dopo l'impresa compiuta l'anno scorso, partendo dal torneo play-in e arrivando alle finals, in questa stagione sono emersi tutti i limiti del gruppo agli ordini di Eric Spoelstra. Per superare la guerrita concorrenza non basta più la Heat culture, servono anche integrità fisica, un minimo di profondità in più e forse una bella iniezione di talento tra i giocatori di punta. L'unico ingrediente che non manca è i Phoenix Suns, i quali devono affrontare il problema opposto. Per affiancare Kevin Durant e Bradley Beal al nuovo franchigio Devin Booker è stato intasato irrimediabilmente il salary cap. Dare un contorno dignitoso alle tre stelle si è rivelato un dilemma irrisolvibile, uno svantaggio che non ci si poteva permettere contro una formazione affamata e ben organizzata come i Minnesota Timberwolves. Il 4-0 subito è stato un'inevitabile conseguenza, e ora le nubi sul deserto dell'Arizona sono più dense che mai. A infrangere per l'ennesima volta i sogni di Sixers e Clippers hanno contribuito agli infortuni. Quello che a gennaio ha messo a KO Joel Embiid ha fatto scivolare Philadelphia in zona play-in, e il primo ostacolo incontrato, ovvero i battaglieri New York Knicks, si è rivelato insormontabile per la truppa di coach Nick Nurse. Per i Clippers, questo 2023-24 è stato l'ennesima replica di un film visto e rivisto. Per lunghi tratti della regular season, soprattutto dopo l'innesto di James Harden, la squadra di Tyronn Lue è sembrata pronta per arrivare fino in fondo. Con l'avvicinarsi dei playoff, però, ecco arrivare una notizia che dal 2021 in poi è diventata una ricorrenza. Kawhi Leonard si è infortunato, e non si sa quando tornerà. Senza la loro fragile stella, i Clippers hanno posto scarsa resistenza ai Dallas Mavericks, che hanno avuto vita facile al primo turno. A 5 anni di distanza dagli arrivi in pompa magna di Leonard e di Paul George, l'ambizioso progetto di Steve Ballmer è ancora sulla carta. Basterà la nuova arena per rinnovare l'entusiasmo di un gruppo che sembra ormai senza speranze? L'inseguimento dei Boston Celtics è durato 16 lunghi anni. Anche senza considerare il tramonto dell'era Pierce-Garnett-Allen e la seguente fase di ricostruzione, sono passate 7 stagioni da quando Jason Tatum è arrivato nel Massachusetts e insieme a Jalen Brown è diventato la colonna portante del nuovo nucleo. Dal 2017 al 2023, i Celtics hanno disputato 4 finali di conference e una finale NBA, persa in maniera dolorosa contro i più esperti Golden State Warriors.
Il fatto di arrivare sempre a pochi passi dal traguardo, ma di non riuscire mai a tagliarlo, ha più volte fatto pensare che la finestra dei biancoverdi potesse chiudersi bruscamente. L'ultima stagione, però, ha spazzato via ogni dubbio, compresi quelli dell'immediata vigilia. Le partenze di Marcus Smart, Malcolm Brogdon, Grant Williams e Robert Williams rischiavano di far perdere alla squadra di coach Joe Mazzulla la solidità che li aveva portati tanto in alto. Invece i nuovi innesti sono riusciti non solo a colmare il vuoto, ma a portare a Boston quello che mancava per compiere l'ultimo passo. Kristaps Porzingis ha disputato un'ottima regular season ed è stato determinante nei primi due episodi delle finals, culminando con il titolo NBA, una carriera imprevedibile e spesso condizionata dagli infortuni. Jrue Holiday è stato sempre presente su entrambi i lati del campo nei momenti decisivi, lasciando una firma indelebile su un'annata storica. Preziosissimo anche l'apporto di due reduci dalle Finals 2022. Al Horford, come al solito una garanzia quando conta, ha coronato la sua lunga e venerabile carriera alzando al cielo il Larry O'Brien Trophy, e Derek White si è fatto trovare sempre pronto nei momenti chiave. Il 18esimo titolo NBA della storia biancoverde, però, è soprattutto quello dei due Jays. Nella sua giovane carriera, Jason Tatum ha spesso brillato individualmente, ma l'eccessiva tendenza ad affidarsi al suo talento cristallino si è più volte rivelata un limite per i Celtics. Per arrivare in cima alla montagna è servito, o forse è bastato, un Tatum diverso, calato nei panni del perfetto uomo squadra. Il fenomeno da Duke ha bilanciato la discontinuità al tiro con tanto lavoro sporco e con le giocate giuste al momento giusto, quelle che hanno aiutato i compagni a uscire egregiamente dai momenti di difficoltà, sfoderando poi una prestazione mostruosa nella partita decisiva. Nonostante sembri un veterano sin dal primo giorno e abbia visto praticamente tutto sui parquet della NBA, Tatum ha appena compiuto 26 anni. Per quanto suoni strano, il titolo 2024 potrebbe semplicemente segnare l'inizio della parte migliore della sua carriera. Una carriera giunta all'apice per Jaylen Brown. Partito come collante del quintetto ai tempi di Isaiah Thomas, il numero 7 si è poi affermato come spalla ideale per Jason Tatum. Dalle finali 2022 in avanti, però, Brown ha compiuto un ulteriore salto di qualità, consacrandosi come una superstar a tutti gli effetti e guidando i Celtics alla terra promessa da MVP delle Finals. Vista la giovane età dei due leader e i contratti pressoché blindati degli altri elementi chiave, è facile immaginare che questo ciclo dei Boston Celtics sia tutt'altro che terminato. 4. I nuovi protagonisti. Negli ultimi anni, l'aria del cambiamento sta soffiando sempre più forte sulla NBA. Alle spalle delle star più affermate si sta facendo largo una nuova generazione di giocatori e di squadre pronta a raccogliere il testimone. Gli ultimi 12 mesi hanno lasciato intendere che il passaggio di consegne potrebbe rivelarsi più rapido del previsto. A impressionare maggiormente sono stati i Minnesota Timberwolves, complice l'ulteriore salto di qualità di Anthony Edwards, la crescita sui due lati del campo di Jaden McDaniels, l'impatto difensivo di Rudy Gobert, l'imprevedibile affidabilità di Karl-Anthony Towns, l'esperienza di Mike Conley, il contributo di Naz Reid dalla panchina e un supporto in cast profondo e versatile, i giovani lupi hanno orbitato stabilmente ai piani alti della Western Conference. Presentatisi ai playoff più affamati che mai, gli uomini di coach Chris Finch hanno spazzato via Phoenix Suns al primo turno, hanno detronizzato i Denver Nuggets al secondo round, infliggendo loro alcune memorabili ripassate, e si sono fermati alle Conference Finals contro Dallas, quando nel loro serbatoio era rimasta ben poca benzina. Alle finali di conference si è fermata anche la corsa degli Indiana Pacers, una cavalcata favorita indubbiamente dagli infortuni che hanno decimato Milwaukee Bucks prima e New York Knicks poi, ma il gruppo agli ordini di coach Rick Carlisle ha avuto comunque il grande merito di presentarsi nelle migliori condizioni, fisiche ed emotive, al momento più opportuno. Ci è riuscito grazie alla leadership di Theresa Liberton, alla classe di Pascal Siakam, arrivato in corsa da Toronto, all'esplosione di Andrew Nembhard, capace di non far rimpiangere troppo l'infortunato Benedict Mathurin, alla solidità di Miles Turner e all'entusiasmo di tanti gregari, da Aaron Nesmith a Obi Toppin, passando per l'indemoniato TJ McConnell. Gli Oklahoma City Thunder hanno superato ogni più rosea previsione grazie alla consacrazione di Shai Gilgeous-Alexander e all'impatto dei suoi giovanissimi compagni, su tutti l'emergente Jalen Williams e il rookie Chet Holmgren. Gli ultimi playoff hanno rappresentato un passaggio importante per la crescita degli Orlando Magic di Paolo Banchero, capace di portare fino a gara 7 i favoriti Cleveland Cavaliers. L'anno prossimo potrebbe toccare agli Houston Rockets di Jalen Green, Alperen Sengun e coach Ime Udoka, che dopo aver sfiorato la post-season nel 2024 promettono di diventare una solida realtà nella Western Conference. Una conference che dovrebbe vedere il ritorno ai piani alti dei Memphis Grizzlies, martoriati dagli infortuni nella stagione appena conclusa. In attesa che si completi il ricambio generazionale, c'è spazio per le squadre costruite per il presente. Dagli indomiti New York Knicks di Jalen Brunson e coach Tom Thibodeau, fermati solo da una valanga di guai fisici, ai nuovi Dallas Mavericks. Il 2023-24 ha portato una svolta drastica per i texani, che da eterna incompiuta si sono trasformati in una squadra da titolo. Merito della maturazione di Luka Doncic, del talento cristallino di Kyrie Irving e dei tanti nuovi innesti, da Derek Jones al rookie Derek Lively, passando per PJ Washington e Daniel Gafford, che con il loro arrivo a febbraio hanno completato la trasformazione dei Mavs in una squadra vera, pronta ad arrivare fino in fondo. O quasi! Giunto alle NBA Finals dopo aver superato ostacoli diversi e sempre più complessi, il gruppo agli ordini di Jason Kidd si è trovato di fronte a uno scoglio insuperabile. I Boston Celtics sono riusciti a decifrare perfettamente i Mavs, punendo senza pietà la loro difesa e riportando il loro attacco alla versione stagnante e povera di idee vista fino a febbraio. La batosta subita potrebbe però rivelarsi una lezione necessaria per Doncic e compagni al fine di compiere l'ultimo passo che li separa dal Larry O'Brien Trophy.
5. A caccia di riscatto. La stagione 2023-24 rappresentava un'occasione di riscatto per tre giovani talenti le cui stelle, per motivi diversi, rischiavano di eclissarsi prematuramente. Un obiettivo che si può definire fallito in tutti e tre i casi. Nei primi 4 anni di carriera, Ja Morant è emerso di prepotenza tra i nuovi volti della NBA e ha guidato i Memphis Grizzlies ai piani alti della Western Conference. I famigerati video diffusi sui social nella scorsa primavera, in cui il ragazzo esibiva delle armi da fuoco, hanno spinto la Lega a somministrargli una squalifica di 25 partite. Rientrato a gennaio, Morant ha ripreso le redini della squadra e a suon di grandi performance ha tentato di riavvicinarla alla zona play-in. Dopo 9 apparizioni, però, un infortunio alla spalla lo ha messo definitivamente ai box, condannando i martoriati Grizzlies a una stagione da dimenticare. Scelto prima di Morant al draft 2019, Zion Williamson ha mostrato sprazzi di dominio assoluto, ma i continui problemi fisici hanno frenato di anno in anno la sua ascesa e hanno costantemente ridimensionato le ambizioni dei New Orleans Pelicans. Quest'anno, Zion è riuscito a mantenersi a lungo in salute, ma non ha raggiunto i picchi delle passate stagioni. Come se non bastasse, nella partita di play-in contro i Lakers è arrivata la beffa di un nuovo infortunio, che ha impedito a Williamson di debuttare ai playoff e ha condannato i Pelicans a un bruciante 4-0 subito per mano degli Oklahoma City Thunder. Per quanto riguarda Ben Simmons, le speranze di rivedere la star ammirata a Philadelphia sono ormai vicine allo zero. Quella che ha indossato per 15 partite la maglia dei Brooklyn Nets sembra solo una triste controfigura, che ha perso ogni briciolo di fiducia e che è stata nuovamente frustrata dai problemi fisici. Il contratto in scadenza nel 2025 fa pensare che Ben stia per cambiare nuovamente aria, in quello che si preannuncia come un bivio cruciale. Da una parte un nuovo inizio, dall'altra la mesta imprevedibile conclusione di una carriera mai decollata. 6. Lo sbarco dell'alieno. Una delle principali attrazioni di questo 2023-24 arrivava dalla Francia e il suo approdo nella NBA veniva atteso come quello di nessun altro prima d'ora. Da parecchio tempo, Victor Wembanyama popolava i sogni di appassionati, addetti ai lavori, dirigenze, coaching staff e giocatori. Questo alieno di 2,24 m, che attacca come Kevin Durant e difende come Giannis Antetokounmpo, prometteva di rivoluzionare il gioco e di cambiare le sorti della franchigia che lo avesse scelto. Archiviata la sua prima stagione NBA, si può tranquillamente affermare come le aspettative non fossero poi così esagerate. Wemby si è abbattuto come un meteorite sulla Lega e fa già sognare ai tifosi di San Antonio un futuro ricco di trionfi, a differenza del presente, in cui gli Spurs sono una delle peggiori squadre del lotto. Fin dal primo giorno, il francese si è trasformato in uno spauracchio per gli attaccanti avversari, guidando la Lega per stoppate e chiudendo tra i finalisti per il premio di Defensive Player of the Year. Nell'altra metà campo ha mostrato cose mai viste fare a un giocatore della sua stazza. Il bello, per i tifosi e per gli appassionati, è che i margini di miglioramento sembrano ancora enormi. Le meraviglie di Wembanyama hanno messo quasi in ombra la stagione d'esordio di Chet Holmgren, che ha indossato la maglia numero 7 dei Thunder dopo aver saltato per infortunio l'intero 2022-23. Il gigante da Gonzaga ha giocato un ruolo determinante su entrambi i lati del campo per la splendida annata di Oklahoma City, chiusa le semifinali di conference. Estremamente positivo anche l'anno da rookie di Brandon Miller, forse l'unica nota lieta nel pessimo 2023-24 degli Charlotte Hornets. L'aggiunta di Derek Lively è stata una chiave fondamentale per la grande stagione dei Dallas Mavericks e si sono rivelati particolarmente azzeccati anche l'innesto di Jaime Hackett a Miami, quello di Cason Wallace a Oklahoma City, quello di Andre Jackson a Milwaukee e quelli di Brandon Pojemski e Trace Jackson Davis a Golden State. Tutti giovani in grado di ritagliarsi subito un ruolo prezioso in squadre competitive. Pesche interessanti anche per gli Houston Rockets. Cam Whitmore e Amen Thompson promettono di diventare degli elementi fondamentali per la costruzione di un gruppo ambizioso. L'altro gemello Thompson, Ozar, ha avuto un grande inizio con i Detroit Pistons, salvo poi calare un po' con il passare dei mesi. Nella nuova fornata di talenti meritano una menzione anche Keyonte George, dinamica guardia degli Utah Jazz, Jordan Hawkins, micidiale tiratore dei New Orleans Pelicans e Gigi Jackson, unica consolazione nel disastrato 2023-24 dei Memphis Grizzlies. 7. Diventerai un All-Star. La prima convocazione all'All-Star Game è il coronamento della crescita individuale di un giocatore, il premio per un salto di qualità tale da elevare drasticamente le prospettive della franchigia di appartenenza. È il caso di Tyrese Maxey, che oltre alla chiamata tra le stelle si è guadagnato il premio di Most Improved Player. Le sue grandi performance hanno permesso ai Philadelphia 76ers non solo di uscire indenni dallo sciopero di James Harden, ma anche di mantenersi in orbita playoff nonostante l'infortunio che ha tenuto fermo a lungo Joel Embiid. L'ascesa di Maxey è culminata con una serie da assoluto protagonista contro i New York Knicks, che malgrado la sconfitta ha dato ai Sixers un motivo per guardare con ottimismo al futuro. Durante il primo turno playoff ha brillato anche la stella di Paolo Banchero, anch'egli debuttante all'All-Star Game, che ha preso definitivamente il controllo degli emergenti Orlando Magic e li ha trascinati fino a gara 7 contro i favoriti Cleveland Cavaliers. Chi invece la post-season non c'era è Scottie Barnes. La sua esplosione, che gli è valsa una chiamata all'evento di Indianapolis, è infatti coincisa con l'anno zero dei Toronto Raptors, i quali nel corso della stagione hanno rivoluzionato il roster avviando ufficialmente la ricostruzione. Jalen Brunson aveva già sfiorato la convocazione l'anno scorso, ma in questo 2023-24 è stato impossibile escluderlo dai Magnifici 24. Il debutto tra gli All-Star e l'inserimento nel secondo quintetto All-NBA sono stati solo il preambolo di un'entusiasmante cavalcata, con cui il numero 11 ha trascinato i New York Knicks a un passo dalle finali di conference. 8. Il nuovo torneo.
La principale novità della stagione appena trascorsa è stata l'In-Season Tournament. Fortemente sponsorizzato dal commissioner Adam Silver, il nuovo torneo è stato concepito per dare un motivo di interesse a un periodo solitamente di stallo come il mese di novembre, quando l'entusiasmo per la partenza è ormai scemato e le fasi calde della regular season sono ancora lontane. Sebbene ci siano alcuni aspetti da perfezionare, su tutti il design dei parquet, in alcuni casi fin troppo sgargiante, l'esperimento si può dire riuscito. Gli incontri del torneo, che fanno parte degli 82 previsti a calendario, hanno dato un nuovo sapore a delle partite altrimenti anonime, e le Final Four disputate a Las Vegas sono diventate un piacevole evento televisivo, quasi una sorta di All-Star Weekend in miniatura. Fermo restando che la NBA Cup non potrà mai rivaleggiare per importanza con il Larry O'Brien Trophy, la nuova competizione ha avuto il grande merito di mettere in mostra alcune formazioni emergenti. Su tutte gli Indiana Pacers di Tyrese Haliburton, che hanno entusiasmato il pubblico fino all'ultima partita, persa contro i Los Angeles Lakers dell'MVP LeBron James. 9. MVP Iron Man Edition. Un'altra significativa novità introdotta nella stagione 2023-24 è il limite minimo di 65 partite necessario per l'assegnazione dei premi individuali e per l'inclusione nei quintetti All-NBA. Un cambiamento voluto per arginare il famigerato load management, ovvero per riposi programmati che troppo spesso negli ultimi anni hanno portato i fan ad acquistare biglietti a costi sostenuti per vedere le star delle rispettive squadre, qualora fossero presenti, sedute comodamente in panchina con i loro outfit sgargianti. Il nuovo incentivo, malgrado sia stato criticato a più riprese dagli stessi giocatori che lo avevano approvato in estate, si è rivelato efficace, anche perché i premi stagionali, oltre al prestigio, garantiscono dei bonus contrattuali a cui è sempre difficile rinunciare. Ecco dunque atleti come Anthony Davis, Kawhi Leonard e Zion Williamson, storicamente cagionevoli, sfoggiare un ritrovato splendore fisico e trotterellare vispi sul parquet più di quanto mai abbiano fatto prima, o quantomeno nelle ultime stagioni. Tra coloro che invece non hanno raggiunto la fatidica soglia ci sono Jimmy Butler, emblema del mediocre 2023-24 dei Miami Heat, e Joel Embiid, che prima dell'infortunio al ginocchio era sulla giusta strada per bissare il premio di MVP vinto l'anno scorso. La lotta per la successione è stata serrata. Basti pensare che fuori dal podio sono finite stelle del calibro di Jason Tatum e Anthony Edwards, che hanno guidato Boston e Minnesota ai vertici delle rispettive conference, Jalen Brunson, condottiero degli agguerriti New York Knicks, e Giannis Antetokounmpo, protagonista di una regular season straordinaria sul piano statistico. A giocarsi il trofeo sono stati Luka Doncic, che oltre a disputare la miglior stagione in carriera ha finalmente reso i Dallas Mavericks una contender, Shai Gilgeous-Alexander, leader assoluto dei sorprendenti Oklahoma City Thunder, primi a Ovest, e Nikola Jokic, che alla fine ha avuto la meglio nelle votazioni e si è aggiudicato il terzo MVP, unendosi a una cerchia piuttosto ristretta. 10. Italians. Un 2023-24 piuttosto movimentato per gli italiani della NBA. Danilo Gallinari ne ha trascorso gran parte nei bassi fondi della Eastern Conference. Ha cominciato a Washington, tra i pochi veterani in una delle peggiori formazioni nella storia degli Wizards, poi il passaggio via trade agli altrettanto sciagurati Detroit Pistons, quindi il prevedibile buyout e la firma con i Milwaukee Bucks del suo vecchio allenatore, Doc Rivers. Gallo è arrivato nel Wisconsin sperando di poter dare la caccia, da navigato gregario, al titolo NBA, ma la corsa della squadra, complice gli infortuni, si è interrotta presto e Danilo ha trovato poco spazio nelle rotazioni di Coach Rivers. Diventato free agent, Gallinari ha di fronte a sé due scenari plausibili. Un nuovo contratto a minima salariale, possibilmente in una franchigia competitiva, o il ritorno in Europa per un'ultima grande corsa da protagonista. Nella breve parentesi a Detroit, Danilo ha condiviso lo spogliatoio con Simone Fontecchio. Il pescarese ha cominciato la stagione a Salt Lake City e dopo una partenza difficile è diventato un componente stabile del quintetto di coach Will Hardy. Alla trade deadline, gli Utah Jazz hanno però deciso di cederlo, per proseguire con la ricostruzione. Fontecchio è stato spedito ai Pistons e anche nel Michigan è riuscito a guadagnarsi un posto da titolare, mettendosi in mostra per la sua affidabilità del perimetro e per la sua versatilità difensiva. Il suo 2023-24 è terminato anzitempo a causa di un infortunio al piede, ma ha gettato le basi affinché l'esperienza americana di Simone possa essere prolungata da un nuovo e cospicuo contratto. Questa era la NBA Season Review 2023-24. Nei commenti fateci sapere quali tra le vostre aspettative sono state mantenute, deluse o addirittura superate. Con un invito a lasciare un like al video e iscrivervi al canale, vi do appuntamento alla prossima puntata.